Insomma, il nostro plotone lì è rimasto 4 giorni, senza razioni. Eravamo allo stremo, attanagliati dalla paura, a parte il capitano qui, che era freddo come un blocco di ghiaccio. Ma senti... Bombe e granate infuriavano in quel posto maledetto. Io ero un giovane tenentino fresco di West Point e mi chiedevo cosa fosse più virile, piangere o farmela nei pantaloni. Il capitano allora si alza in piedi, l'artiglieria che sibilava tutto intorno. Viene verso di me, calmo da fare impressione, e poi mi offre la sua borraccia. Era piena di gin e vermouth. Lui la chiamava la sborgnaccia. L'hai capita? Eh? Sì, sì, credo. Strano, non mi racconta mai della guerra. Strano che ricordi di averla fatta, la guerra. La sborgnaccia. Oh, ma cielo, è una cosa scandalosa. Che cosa hai fatto tu? Beh, mi sono precipitata al reparto porcellana e gli ho mostrato la zuppiera e gli ho detto: mi guardi fisso negli occhi e mi dica che questo smalto non ha cominciato a rovinarsi. Bravissima. Questo mi fa tornare in mente un mestolo d'argento che avevo ordinato. Un mestolo. Un mestolo da brodo o un mestolo da sugo? Era un mestolo multiuso, sia per il brodo che per il sugo. Allora... lo consegnavano in due versioni, liscio e il cosiddetto satinato. Per 2 miglia. Tuo padre a quel povero ragazzo ha tenuto la mano sul petto, così da bloccare l'emorragia. Tutto questo passando attraverso un campo minato. Era un campo minato. Insomma, per farla breve, è finita che ho dovuto cambiare tipo di mestolo per completare il servizio. Non c'è più religione. Puoi dirlo? Oh, questo è niente. Se ripenso alla Limoges, che storia. La Limoges, che storia. Orribile. La Limoges produce un'intera serie di miniature di porcellana che riproducono meraviglie varie. Volete scusarmi, ho bisogno di... Vai pure. Ti dicevo, mi sono innamorata di questa deliziosa di Torre Eiffel. Ed è inutile dire che già avevo il pantalone quando ho scoperto con mio sommo orrore che non era in scala. E taglio per il quadrato sperando di aggirarli e riuscire a sorprenderli sul fianco quando il cecchino dei Betacai a un tratto mi prende in pieno petto. E so che non ci crederete, ma quelle palline di vernice fanno male. Palline? Belle grosse. E come si chiamava quel sergentino che se l'era dipinto tutto di arancione? Guarda che faccia! Quella non era vernice, era mercurocromo. Non so se ti ricordi, c'era quel bordello dove ti lasciavano entrare in cambio di una scatola di carne. E per... qui è molto meglio che nell'altra stanza. Negativo per il bordello di fronte a lei. Non sai che guaio mi è capitato ieri? Ellen ha comprato una zuppiera con lo smalto. Che pensa? Era già mezzo rovinato. Zuppiera? Non è quella con un piccolo manico? No, quella è la salsiera. La zuppiera è quella con 2 manici. Quanto vorrei non averlo dovuto imparare. Io non credo che abbia colto. E tu? No, papà. Sei stato così allusivo. Cosa? Divertente, eh? Che c'è? Ma ti sarai divertito tu con la tua carne in scatola per i bordelli omaggio. E io tra zuppiere e mestoli ero stretta d'assedio. Mi dispiace. Posso fare qualcosa per riparare? Potresti venire alla festa di mamma per il nascituro. Questo è suicidarsi, non riparare. Assedio. Ehi, lo sai che il generale mi ha detto un fatto interessante? Non mentre c'ero io, però. È venuto fuori che l'esercito ha uno speciale programma per professionisti, tipo dottori e avvocati, con un impegno di un weekend al mese e 2 settimane una volta l'anno. Non è male, eh? Dove vuoi andare a parare? Sembra che con il mio background mi farebbero capitano. O addirittura maggiore. Non starai davvero pensando di arruolarti? Nella riserva. Maggiore Montgomery. Suona bene, eh? Mio padre era solo un capitano. Non dirai sul serio? Perché ora vuoi andare sotto le armi? Non lo so, è maschile.
è culturale, è per i film, perché hai giocato con i soldatini. Capito, non continuare. Capito? Sì, è un sogno infantile. Credo sia così. Facciamo una cosa. Tu non vai sotto le armi, ma sono totalmente dalla tua parte se vuoi fare il cowboy o il portiere. Adesso basta, ne parliamo a casa. Potresti guidare un ciuf ciuf. Sarebbe forte, eh? Con la tua bella tuta addosso, sulla testa il cappelletto, Dharma. Suoni la campanella. Ding, Dharma. Ding, 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 tutti a bordo! Ciao, scusa il ritardo, scommetto che mi sono perso la festa. No, eh? Anzi, abbiamo appena cominciato a aprire pacchetti. Ma non è possibile, ho giocato 36 buche a golf insieme a tre nonnetti lenti. Ci hai provato. Beh, vuoi una mano? Sì, ho bruciato la torta di carote, quindi mi tagli questo a fettine molto sottili. Certo. Senti, ti devo delle scuse, non dovevo romperti così le scatole sulla storia dell'esercito. Non fa niente, anch'io te l'ho sbattuta davanti all'improvviso. Però devi capire che per me è una cosa assurda. Lo sai come sono stata educata. Se tu l'avessi fatto davvero, a mio padre sarebbero schizzate le pupille dagli occhi. Tesoro, credo che tu stia esagerando. Beh, per fortuna non lo sapremo mai. Beh, non è che io abbia... Non ho deciso ancora del tutto. Cose? Ho intenzione di arruolarmi nella riserva. Non puoi. Prego? Mi dispiace, ma su questo sono molto netta. Non puoi andare sotto le armi. Quindi mi stai dando un ultimatum? Certo che no, non ci diamo ultimatum tra di noi. È più una specie di regola. Non correre con le forbici, non mangiare la neve gialla, non andare sotto le armi. Oh, un altro delizioso pagliaccetto. Beh, questi si sa che fanno sempre comodo. Ma dove la comprano questa roba? Lo posso vedere? Certo, grazie Mercy. Figurati Abby, ricevuto un pagliaccetto da Mercy. Oh, è di canapa, sarà anche indiano? Abby, questa stoffa non è antifiamma, non metterglielo per dormire. Cos'è, una regola? È la prima regola, quella di non fare cose chiaramente stupide. No, Dharma, non farei mai niente di pericoloso per il bambino. Non ce l'avevo con te, Abby. Ehi, non vorrai insegnare a me che la canapa brucia? Non ce l'aveva nemmeno con te, Larry. Ah, beh, meno male. Permetti una domanda. Che fine ha fatto la Dharma Spirito Libero, la prima sostenitrice dell'ognuno fa quello che vuole? Ma per favore, qui non si parla più di fare quello che si vuole. Qui si parla di voler sembrare forti mettendosi addosso una specie di maschera. Un pagliaccetto? Vieni un momento. Torno subito. Se non facciamo pace col sesso. Jane, che cosa sta succedendo? Non lo so, ma scommetto 50 sulla bionda lampanata. Chi li vede? Non mi importa, se sei in crisi, comprati una macchina, fatti un amante. Oh, ci sono le regole. Grazie. Anche su come avere una crisi. Sì, sono queste. Tieni, apri il mio. Grazie, Kitty. Oh, guarda, che pacchetto bellissimo. È carta riciclata. Lo so quanto ci fate caso voi altri. Lo sai che cosa sei? Una grandissima ipocrita. Va bene, usa la tua dialettica avvocatista. Grazie. Tutta colpa mia. Tutta colpa tua. Sì, perché sono io quella che vuole. Tanto finisce sempre che fanno la pace. Vero? Ma cresce un po'. Io non so con chi me la dovrei prendere di più, se con te o con i tuoi genitori che ti hanno indottrinato. No, non parlerei di genitori. Se fossi in te, non so quanto ti convenga. Oh, guarda, un carillon, che grazioso pensiero. Aprilo. Certo. Vuoi rovinarti la vita? Vai pure! Grazie, grazie per il permesso, non mancherò. Kitty, carillon con musichetta. Scusa se sono stata prevaricatoria. Ti perdono. Grazie, andiamo a casa. Dharma, io vado in Virginia. Tesoro, tu lo stai facendo solo perché ti sei sentito castrato quando ti ho detto non di no. Non mi sono sentito mai castrato. Io dico di sì. Quando ho fatto ciuf ciuf il trenino e andiamo, era veramente oltre. Questo più che castrare è essere irritanti. No, signora, non gli serve una carta d'imbarco perché stiamo litigando. Io ho appena stabilito che ha del tutto ragione. Posto di corridoio, per favore. Ma che corridoio? Non gli dia quel biglietto. Chiamo la sicurezza? È mia moglie, dopo in caso. Faccia buon viaggio. Grazie molto.
Grazie. Aspetta. Discutiamone ancora con calma. Dharma, di cosa discutiamo? Starò via per 2 settimane. Te la lasci dire una cosa stupida? Sei così sexy quando dimostri di avere ragione. L'hai mai fatto in un aeroporto? Ti sembra di volare, va. Dharma, sto partendo. Parti davvero? Mm-hmm. Va bene, ti amo. Ti amo anch'io. Gregory Montgomery, fa dietro fronte e torna immediatamente qui! Sta bleffando, se avessi un sente per ogni volta che la faccio. Vedrà se non torna. Guarda che non abbocco stavolta! L'importante in tutto questo, Dharma, è non dimenticarti mai che non sei sola. Hai gli amici e la famiglia che amano te e che amano Greg. Anche se noi non amiamo il percorso che ha scelto. Il percorso di guerra che ha scelto. Larry, me l'avevi promesso. Scusa. Insomma, gioca a fare Rambo per 2 settimane. Rifletti sui vantaggi. Quando lo rivedrai come rancio, chiederà una doppia porzione di Dharma. Ben detto. È quello che sto aspettando. Bambina, stammi a sentire. Amare una persona è anche lasciarla crescere in modi che non puoi prevedere né controllare e sperare che vada a finire tutto bene. Lo so. Anche quando è dura da accettare. Beh. Come adesso, che è un bravo ragazzo di casa, si beve il cervello e firma come sottospecie di gladiatore al servizio di una fascista macchina omicida. Larry, aspetta sul furgone. Ok. Ehi, Finkelstein! Bene, bene, eccolo qui. Vi presento il moderno Abramo che sacrifica il proprio figlio sull'altare della globalizzazione mondiale. Larry! Sono in castigo. Salve! Oh, ciao, Ed. Ah, io spero di non disturbare le vostre 4 chiacchiere. No, no, stiamo solo consolando Dharma. Bene, sono qui per questo. Secondo Kitty, la ragazza è preoccupata, quindi sono qui per dirle che Greg sta bene. Ah! Greg sta bene. Tranquillamente seduto dietro una scrivania a sbrigare documenti. Grazie, Ed, ma non è questo il problema. Lo so che Greg non è in pericolo. Esatto. A meno che non ci ritroviamo implicati in una guerra calda e lui non finisce assegnato a un reggimento che parte per combattere in prima linea. Che cosa? Beh, lì conta poco il lavoro da civile. Ti acchiappi il fucile e chi si è visto, si è visto. Ah, Edward, perché non vai fuori nel furgone con Larry? Ok. Stai bene? Allora, uomini, ascoltate. Siamo circondati, sopraffatti. Ci hanno tagliato la ritirata. C'è solo un modo per uscire da qui, ed è attaccare! Corpo a corpo, senza paura. Ma, signore, siamo solo avvocati. Ah, conta poco che lavoro fate. Qui ormai chi si è visto, si è visto. Non avete sentito che ha detto il padre di Greg a Dharma? Io no. Non ho capito una cosa. Non dovevo restare a San Francisco a badare allo studio? Ci siamo. Norman, Shapiro, Shapiro, Adler, fuori. Non hanno alcuna chance. Signore, avrei un piano. Ho scritto una lettera perentoria. Diamo al nemico 5 giorni lavorativi per cessare il fuoco o li seppelliremo di moduli. Non è neanche male, Montgomery, ma non penserai che io mandi uno dei miei uomini sopra quel ponte a consegnare una lettera minacciosa? Non deve, signore. Ha un volontario. Greg, sei impazzito. Quando rivedrai Dharma, dalle questo per me. Che diavolo di uomo si è rivelato? E che baciatore! Ora, nell'esempio numero 3, l'esercito ha un contratto con, diciamo, l'Acme Idraulica per 6.000
diciamo Sturalavandini. Signore! Sì, capitano Montgomery. Signore, una eventuale inadempienza andrebbe sotto il codice di procedura civile o il codice militare, signore? Sotto il codice civile. Grazie, signore. Dicevamo. Signore. L'esercito ha un contratto... Signore, con... non mi ha detto a riposo capitano, colonnello. Perché non le ho mai dato l'attenti. Oh, ecco, allora mi siedo. Sarebbe una buona idea. Fantastico, eh? Mi aspettavo di essere maggiore, ma credo che siamo tutti capitani. Allora, il contratto d'acquisto degli Sturalavandini passa attraverso 5 livelli di controllo. Signore, possiamo chiamare questi livelli Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco? Signore? Può chiamarli come le pare. Greg in pericolo, non credo, no? Beh, se dovessimo entrare in una guerra calda, di quelle in cui chi si è visto, si è visto. Dharma, per quanto l'America amerebbe vedere una brigata suicida di avvocati marciare verso il fronte, è difficile che accada. Ok, mettiamola così. Voi lo mandate in Europa. È in licenza da solo, va a Venezia su una di quelle gondole. Uno gli fa, ehi, guarda là! Lui si alza per guardare là, ponte basso, bam, amnesia! Chi sarò mai? Ma io porto l'uniforme, fammi prendere un fucile e marciare in battaglia! Dharma. No. No. Quindi non c'è verso che si faccia male? Sembri quasi dispiaciuta. Beh, il fatto è che se fosse in pericolo io avrei il diritto di pretendere che torni, giusto o no? Sì, suppongo. Invece così è uno che fa quello che vuole e io come persona penso che ognuno abbia il diritto di fare quello che vuole e quindi ho il dovere di rispettare la decisione. Ed è quello che fai, no? Anche se quello che vuole lui non è quello che normalmente si definisce fare quello che vuoi, tipo il monaco buddista o il piercing ai capezzoli. Non ho capito. Ai capezzoli? Capezzoli, narici, dovunque. Oh. Ma come faccio ad appoggiare una cosa stupida e inutile come andare sotto le armi? Però, dall'altro lato, come faccio a non appoggiarla? Non venire a chiederlo a me. Sto portando il pony del paradosso verso la città della contraddizione. Beh, tutto si aggiusterà. Senti, se abbiamo fatto qui, avrei del lavoro militare da sbrigare. Certo, giusto, ok. Non avrà pensato che mi riferissi a lei quando ho detto stupido e inutile. Ti riferivi a tutto l'esercito? Ecco. Lo sa, generale, devo dirle la verità. La mia prima impressione su di lei era completamente sbagliata. Bene. In compenso, la mia su di te era completamente giusta. Aspetti la ragazza, figliolo? Mia moglie, sì. Non preoccuparti, arriverà. Grazie. Mi raccomando, sei stato lontano. Cambia la gente. Lasciale il tempo di riabituarsi a te. Ottimo consiglio, grazie. La tua assenza quanto è durata? Due. Due lunghi anni. Settimane. Due settimane? E ti hanno fatto capitano? Sono un avvocato. Adesso il quadro è perfetto. Ho strisciato per tutta la Corea, trascinandomi sulle ginocchia, schivando i colpi dei russi. E che cosa ho avuto in cambio? 3 schifose strisce sopra e un sedere a strisce sotto. Mi dispiace. Ehi, ciao. Ciao. Mi sei mancato tanto. Mi sei mancato anche tu. Sarà stato un inferno. 2 settimane. Scusi, sergente, sto parlando con mia moglie. Sì, signore. 2 settimane. Mi avevano già dato per morto a casa. Lo conosci? Un compagno d'armi. Cominciavo a temere che non venissi a prendermi. Credi che non abbia ancora digerito questa storia dell'esercito? Perché, invece l'hai digerita? No, ma ho digerito il fatto che non l'ho digerita. Ma allora siamo al punto di partenza. Tu potrai sempre fare tutto quello che vuoi e io non ti intralcerò mai. A parte chiaramente l'esercito. Ma non ha il minimo senso. Nemmeno andare sotto le armi ne ha, eppure l'ho digerita. No, che non l'hai digerita. Lo so. Che assurda stupidaggine, eh? Mi sono innamorata di un uomo in uniforme. Non credo proprio. Non credo neanche io. Ehi, questi cosini perché sono? Medaglie.
Per buona condotta, pensa. Davvero? Sì. E come hai fatto? No, le motivazioni sono tante, non so, stato di servizio esemplare, attitudine al comando, stare zitto e lasciar fare le domande anche agli altri una volta ogni tanto, un sacco di modi.